tre persone trovate morte in pochi giorni a Padova e il timore che in tutti e tre i casi si allunghi l'ombra della droga che colpisce senza riguardi, anche se solo gli accertamenti medici lo potranno confermare. Resta il fatto che Padova mantiene la triste fama, è una delle capitali della droga nel nord-est, nell'indifferenza generale, secondo la psicologa Vera Slepoi. Mostra di essere una concentrazione del luogo della droga, cioè sta diventando e avendo una triste immagine, rischio sociale molto alto che viene sottovalutato. A Padova vengono a rifornirsi i consumatori di droga da tutto il nord-est e anche da Lombardia e Friuli. La droga c'è nelle scuole, si vende in centro come in periferia, ma a volte sembra che non ce ne accorgiamo o fingiamo di non saperlo, mostrando scarsa responsabilità. Anche i giovani e gli adolescenti diventano spacciatori sottovalutando che è un crimine, sottovalutando questa azione che viene matura magari nell'ambito delle scuole, un commercio spicciolo fatto tra amici che però dimostra che c'è un atteggiamento criminogeno comunque che sta al di fuori delle regole che noi stiamo legittimando con molta superficialità. Anche i giovani ormai comprano e vendono droga, un'operazione che li avvicina pericolosamente al mondo della criminalità. Ecco dove gli adulti dovrebbero intervenire, trasmettendo valori positivi. C'è lo spaccio, cioè si comprano e vendono e si crea questo circuito che ha a che fare comunque con una contaminazione verso il mondo comunque della criminalità. E nella totale indifferenza di, non dico di una città, ma forse dell'intero paese.